Ma non posso dire che sono uguale come nel campo da basket, ovviamente. Sono un ragazzo solare, un po' pigro, a cui piace divertirsi, ma senza strafare. Allora, mi piace la musica, Metallica, Iron Maiden, Megadeth, Rhapsody, Blind Guardian. Mi piace giocare a Magic, mi piace la fotografia. Sono tutte un po' hobby, passioni che però non sono mai riuscito a coltivare fino in fondo, quindi sono comunque interessi. Ma l'amicizia penso che sia una componente forse la più importante nella vita di una persona, perché molte volte l'amore va, l'amore viene, insieme alla famiglia l'amicizia penso che sia veramente il valore in più per ogni persona. Casa è dove è il cuore, casa è dove ti senti bene, dove puoi dire di arrivare in un posto e dire, anche se non hai una casa dal punto di vista fisico, in mattoni, però è un posto dove ti fa sentire a tuo agio, come può essere per me diversi posti, perché ho vissuto tra Torino, Varese, gran parte della mia vita, senza dimenticare comunque la Sardegna, che è stata una parte molto importante per me, quindi posso definirmi un po' a casa un po' in tutti questi posti. Io faccio il tifo per la Sardegna, cioè nel senso sono stato così bene, ovviamente la famiglia è verso Torino. Però anche i miei hanno comprato casa in Sardegna, l'ho fatto anch'io, ed è sicuramente una terra fantastica. Poi chissà, poi dipende cosa ci mette davanti il destino, però secondo me la Sardegna può essere la giusta destinazione per fermarsi. Famiglia è tutto, famiglia è il tuo appiglio quando le cose non vanno bene, la tua ancora di salvezza, loro ci sono sempre in qualsiasi situazione, quando sei felice, la felicità è amplificata grazie comunque ai tuoi familiari, e quando sei un po' triste loro comunque sai che ci saranno sempre a sostenerti, quindi la famiglia è veramente la parte come dicevo prima, tra famiglia, amicizia e l'amore sono ovviamente le cose che coronano un po' il senso della vita, secondo me. Allora, il giocatore professionista diciamo che è sempre stato un'idea, più che altro è stata un'idea abbastanza facile, perché comunque guardare papà fin da piccolo, prima sul campo da basket, poi come allenatore, è stato per me abbastanza facile. L'imprinting è stato abbastanza immediato, però ho cominciato a capire che poteva essere una professione, qualcosa che è veramente importante, quando ho cominciato a capire che sembrava che le cose stessero andando bene, mi dicevano che ero bravo, che dovevo continuare, perché quindi 14, 15, 16 anni, e quello è stato il momento principale dove ho capito che se avessi veramente fatto della pallacanestro una delle mie ragioni di vita, avrei potuto fare strada, e quindi mi sono fatto un mazzo così per arrivare dove sono adesso. Come futuro marito, il marito perfetto, il principe azzurro che diventa realtà. No, dovete chiederlo a Manuela poi. Se ho convinto lei, se lei mi ha detto di sì, vuol dire che ha una bella pazienza, sa quello che va incontro e cercherò di essere sempre così come sono, dato che a lei vado bene. Dipende dalle situazioni, mi piace cambiare comunque lo stile in cui mi vesto, sportivo, sempre comunque abbastanza sportivo, perché comunque occasioni magari per vestirsi eleganti non ne ho molte, quindi rimango sempre sportivo da tuta o sportivo comunque con jeans, però ogni tanto non disdegno mettere una bella camicia magari la sera, quindi poi dipende dalle situazioni, in
l'estate è più facile quando vai, quando non c'è il basket di mezzo e quindi riesco a essere un po' più elegante. Io adoro Brescia, io e la mia fidanzata ci siamo trovati subito benissimo. All'inizio ero un po', diciamo, non spaventato, però dopo 7 anni vissuti in Sardegna, cambiare totalmente ambiente, ero un po' spaventato, dai, diciamo così. Invece dal primo momento in cui siamo arrivati abbiamo visto subito nelle persone molta voglia di farci integrare, di farci sentire a casa, e così è stato. Molto, il ringraziamento comunque all'inizio è stato subito da parte della società, perché ci ha reso la vita molto facile, viviamo in una bella casa, e poi comunque Brescia come città si presta molto alla vita quotidiana, è una città molto vivibile e le persone, quelle che abbiamo incontrato noi, sono sempre state fantastiche e gentili. Poi vediamo, quando si stuferanno di noi magari cambieranno le cose. Fai in fretta, che tocca a me adesso vestirsi.